il parco del Delta del Po nasce come idea già nazionale, del Delta del Po nasce già negli anni 70. Dopodiché si arriva al parco regionale dell'Emilia Romagna, parco regionale del Veneto, fino a che nel 91 c'è la legge 394 che nelle norme transitorie stabilisce che entro 2 anni dall'entrata in vigore di quella legge le regioni interessate provvedono all'istituzione del parco naturale interregionale del Delta del Po. Se non ci arrivano, entro 2 anni doveva nascere il parco nazionale. Dopodiché è morto tutto lì, e si è andato avanti con questa gestione dei due parchi, tra l'altro anche in maniera abbastanza disomogenea. Poi arriva il Babunesco, che in teoria doveva forse riunificare tutto, o forse renderlo un parco un po' meno parco, perché da una parte c'è la valenza UNESCO, però dall'altra parte diminuisce un po' la valenza naturalistica. E poi arriviamo nel 2017, dove nella legge di bilancio viene fuori una novità, un emendamento scritto all'ultimo minuto, apparso all'ultimo minuto nella legge di bilancio del 2018, fine del dicembre 2017, quando Franceschini dice finalmente nascerà la Camargue italiana, che sarà il parco del Delta del Po, e questo articolo che dice è istituito d'intesa con le regioni Veneto e Emilia Romagna il parco del Delta del Po, e non sappiamo se è un parco regionale, se è un parco nazionale, se è un parco UNESCO. Diciamo, non lasciamo un po' nel limbo, forse perché l'interesse è lasciare un po' nel limbo, e forse perché l'interesse è lasciarlo nelle mani del Veneto o dei comuni o delle provoco o degli interessi, diciamo, più economici e meno naturalistici, che invece questi due interessi probabilmente, se portati avanti insieme, potrebbero corrispondere. Tra l'altro, a dicembre del 2017, io non sono di queste zone, quindi io sono della provincia di Forlì Cesena, quindi non è che conosco particolarmente tutta la storia, ma la sono dovuta imparare, perché a dicembre del 2017, venendo avanti questo emendamento, presentando un question time alla regione per chiedere alla regione di prendere posizione sul fatto che questo emendamento poteva essere pericoloso, perché rischiava, invece che rafforzare l'idea di un parco nazionale o un subordine interregionale, faceva nascere un parco che non si sapeva che cos'era. E quindi ponevo la questione dicendo: ragione, fatti sentire, perché il rischio è che il parco, visto che finora non ha prodotto tanti risultati ed è mal gestito, mi preso una raffica di insulti, perché dicevo assolutamente il parco è già una realtà super tutelata, non c'è alcun problema, tanti, cosa ci dici? E quindi sollevare questo problema in regione è stato già, diciamo, una novità. A quel punto però, dopo quell'emendamento, in realtà non si è mosso più nulla. E ultimamente nel 2018, a giugno mi sembra del 2018, il Veneto ha rinnovato in parte la sua legge sulla gestione dei parchi e in parte gestisce in maniera un po' differente rispetto a noi, perché nella gestione dei parchi, quindi nel comitato direttivo, vengono nominati alcuni componenti direttamente dalla giunta regionale. Quindi la regione entra pesantemente nella gestione dei parchi, tanto che addirittura le associazioni ambientaliste e Legambiente si è un po' lamentata, perché dice c'è il rischio di accentrare troppo verso la regione e di lasciare perdere il controllo, di far calare molto il controllo del territorio. In regione Emilia Romagna ci troviamo un po' nella gestione inversa. Abbiamo i comuni che gestiscono troppo, e poi dico due parole in che modo, è la regione che si tira molto indietro. La regione dice essenzialmente un po': se io provo a parlare senza il microfono, forse è meglio. No, senza niente, appunto. E in regione Emilia Romagna invece, appunto, la regione si tende a tirarsi indietro e a lasciare in mano agli enti locali.
tanto che c'è un rischio di gestione un po' strano, perché se io il comune potrei avere, per assurdo, il presidente del parco che è sindaco di un comune, magari anche presidente della provincia. Come fa in questo caso a esserci una visione terza rispetto alla gestione del parco? Perché se lascio tutto in mano solo ai sindaci e alle province, rischio che mi trovo di fronte a delle scelte come quella operata per la ex Cercom nel comune di Comacchio, dove non ho mai la terza età, perché il sindaco è anche il presidente del parco, è anche colui che ha scelto il direttore del parco, e quindi si trova a dare un parere o a richiedere al suo tecnico un parere che alla fine non ha una visione terza sulla gestione del parco, tanto che sull'ex Cercom, che avrebbe avuto un impatto grandissimo, quello che avrebbe dovuto essere di tutela, quindi il presidente del parco o il direttore del parco che gestisce il piano del parco, non ha funzionato, ma ha funzionato i cittadini che si sono svegliati, hanno fatto vedere le contraddizioni di questa opera invasiva. Nel suo piccolo anche il consigliere regionale ha detto la sua, perché in regione abbiamo fatto diverse interpellanze, famoso question time che presentammo a giugno, dicendo: ma a noi risulta che c'è un progetto che sembra un po' impattante a Comacchio, e a noi l'assessore Donini ci rispose: a me non risulta nessun progetto, ed eravamo a fine di luglio del 2018. Guarda caso 10 giorni dopo in comune a Comacchio viene depositato un progetto, guarda caso in realtà già ad aprile si era mosso tutto e c'erano già dei pareri della regione precedenti al nostro question time, fra l'altro pareri che appunto sconfessavano la procedura che era stata fatta partire. L'altro aspetto della regione che si disinteressa è il discorso dei piani territoriali. La regione a fine ottobre del 2018 ha approvato un'altra legge, la legge 14, che è collegata alla legge comunitaria, dove lì dentro dice che i piani territoriali, siccome è stata fatta la nuova legge urbanistica, i piani territoriali andranno in qualche modo rifatti. La regione dice: io mi prendo del tempo per definire anche soprattutto nei parchi come vanno rifatti, se ci sono delle varianti ci pensano le province, la regione non vigila più su questo. Anche questo è un altro buco che si è venuto a creare, perché la regione dice: io lì dentro non ci voglio, essenzialmente non ci voglio interagire. Quindi il ragionamento che secondo me noi dobbiamo cominciare a mettere in piedi è questo: da una parte la regione Veneto interviene più dal punto di vista regionale, e però qualcuno dice: no, la regione non ci deve mettere piede, non ci deve mettere mano. Da quest'altra parte noi ci accorgiamo invece che se la regione si tira troppo indietro, rischiamo che gli enti territoriali entrano in una sorta di loop, di conflitto di interessi che non salvaguardano quello che è il parco. Allora dobbiamo cominciare a ragionare, secondo me, mi piaceva quello che dicevi tu, che oggi è un inizio. Dobbiamo cominciare a ragionare su che cosa vogliamo. Probabilmente io penso il parco nazionale sarebbe la soluzione migliore. Bisogna capire come arrivarci, perché ovviamente dire facciamo il parco nazionale vuol dire avere anche una ricaduta, una coesione del territorio, perché non è che possiamo calarlo e poi ci si rivolta contro tutto un territorio. Quindi dobbiamo anche dal punto di vista culturale far partire, secondo me, il dibattito per capire che un parco nazionale sarebbe un vantaggio anche economico per questa zona, perché c'è tutto un tipo di turismo, c'è tutto un tipo di sviluppo e anche di ricadute che sarebbe un vantaggio per questa zona. Il subordine, che era quello che prevedeva già la legge del 91, è il parco interregionale, e anche qui capire quali sono i passi che si devono e si possono fare, perché se invece rimaniamo in questo limbo, fra l'altro di gestione differenziata fra Veneto e Regione Emilia-Romagna, rischiamo che le cose si degradino un po' come tutta la rete, diciamo, no? Dove questo pulviscolo di incertezza non fa entrare la luce del sole, non fa sviluppare e correre la vita. La stessa cosa la rischiamo sul parco. Quindi secondo me quello che deve nascere da oggi come spunto per tutti è cercare insieme di capire qual è il percorso che vogliamo fare, quindi coinvolgere per esempio il ministro, il ministero, che con quella che ha dato già ha smosso un po' le autorizzazioni, un po' di luce è entrata, diciamo, un po' di sommovimento l'ha dato, dicendo: ma secondo me il parco dovrebbe essere nazionale. Ecco,
Noi secondo me a quello spunto dobbiamo rispondere appunto con dei convegni, con delle idee, facendo nascere la discussione, perché in questo modo rifacciamo ripartire un po' il discorso su questo parco che altrimenti rischia di rimanere così e di essere sempre sotto attacco. Prima c'era l'esterno, ma adesso arriva l'ex beneficio, anche qui c'è questo progetto in cui rinaturalizziamo un pezzo di parco, un confine di parco, poi in realtà scopriamo che arrivano delle terre di bonifica. Terre di bonifica dove ovviamente il vantaggio è per chi porta le terre di bonifica, perché la terra di bonifica va smaltita, ha un costo di smaltimento a metro cubo a tonnellata e ce lo vendono come invece una rinaturalizzazione. Anche su questo rischia di essere un attacco al parco, sul quale già stiamo accendendo un faro, anche grazie appunto al lavoro dei meetup della zona ancora, e quindi dobbiamo stare sempre allerta. Ecco, quindi, da una parte rimaniamo allerta su vari piccoli o grandi attacchi al parco, dall'altra parte cominciamo ad aprire un ragionamento su dove vogliamo andare, sulla cosa fondamentale che è la governance del parco, perché se non c'è una governance chiara, il parco rischia di rimanere sempre sotto attacco e di rimanere fermo per quello che è. Grazie.